Siamo andati infine su Profondo Gigantesco, che tanto è l'ultimo pianeta che ci manca più o meno. E abbiamo trovato una roba molto interessante. Ma alla fine l'indovinello di Bosco Vanteo? Non siamo riusciti a fare nulla. Abbiamo trovato addirittura chi è che ha scritto l'indovinello, ma non ci ha detto se ha una soluzione, come risolverlo. E dove trovate la scritta? Su Profondo Gigantesco, ora te lo faccio vedere, aspetta. Ecco, non è facile da trovare questo individuo, però. Questa cosa rossa e lampeggia, tra l'altro, mi sono ancora più rosa sia. Cosa rompe? Cioè, qua è la parte scura, c'è qualcosa che lampeggia, vedi? Non so, tipo fulmini. Ah no, quello. C'è una roba rossa che lampeggia, eccola lì. Sì, Ma si sposta? è vero, ma penso che sia per la rotazione del pianeta. Ok, attenzione a non schiantarsi. Tra l'altro è passato l'orbita, cioè insomma il coso. Eccoci qua, allora. Questo è Profondo Gigantesco. È tutta sola acqua, con uragani in giro e pochissime terre emerse, anche difficili da trovare. Ci puoi andare dentro gli uragani? Sì, non è un'ottima idea. Ah, guarda che succede. Ciao. What? Che cazzo è successo? È volata via l'isola e ora torna giù. Vabbè. Ciao ciao. No, non Ti ci giuro. credo. E Era non ci piena. devi... Non ha chiesto alcune isole ci devi montare Ci abbiamo qualcosa su... pensato, non lo sappiamo. Tra l'altro, guarda, è botta. Naufraga. Poi. Alla nave va anche sott'acqua, tra l'altro. Dov'è che stava, tizio? Sott'acqua ci si andava vedere che c'è. Sì, ora te lo faccio vedere. Tra l'altro. Non è quest'isola, è st'isola. Ah, cazzo, dovevo approfittare. Vabbè. Comunque, dentro gli uragani, semplicemente vai di sopra, mi pare. Esatto, vedi. Ti butta di fuori. Se vai sott'acqua, invece. C'è la medusa, intanto. Le meduse. Quelle di feldspato. Che se ti ricordi, diceva che erano. La soluzione all'enigma come arrivi nel cuore di Profondo Gigantesco. Esatto. Però queste meduse stanno un po' troppo in basso. Cioè, non capisco se sono piccine oppure se sono troppo distanti. Io non posso passare perché c'è la corrente. Quindi non vengono su. In realtà, a onor del vero, va detto che quelle non sono le uniche meduse che abbiamo trovato. Ora ti faccio Ma vedere. quel mega tornado gigantesco? Ora arriviamo anche a quello. Ecco, le altre meduse che abbiamo trovato sono queste. Congelate. Però non sappiamo se ci si possa fare qualcosa o meno. Detto papale papale. Poi. Ecco, su quest'isola. C'è il nostro amico. Cazzo. Perfetto. Aia, aspetta, aspetta, devo atterrare per bene. Ok. Ecco, per esempio, ora siamo volati di fuori. Vabbè, già sta risi. Guarda. Ma è un casino in realtà, anzi mi allaccio le cinture. Perché se cadi ti fai parecchio male. Cioè, oddio, poteva essere l'occasione per fare una cosa, ma non sono stato abbastanza veloce. Mi sono cadato sotto. Infatti. Cadono troppo veloci sti cazzi di cose.
Vabbè, comunque lì ci sta. Il tizio ci ha rivelato l'indovinello. Ora non riesco a fartelo vedere perché non mi riesce ad atterrare. Poi la cosa più interessante però è il mega uragano. Eccolo là. Perché questo mega uragano non ci puoi passare da davanti, però puoi salire, andare un pochino avanti e poi scendere. E ci entri dentro. E qua c'è un fottio di roba. Allora. Aspetta, la tuta. Allora, intanto fammi vedere se riesco a ripararla veloce. Ok. Qua c'è una torre, vedi? E non è una torre comune. Tutta da esplorare. Allora, guarda che succede. Noi l'avevamo quasi finita di esplorare, ma poi è esploso il sole. Ora capirai quanto abbiamo rosicato perché. Secondo me qua dentro non dico che ti porta all'endgame, ma quasi. Vabbè, Not bad. sembra tipo la torre cielo di Pokémon Smeraldo. Ah, aspetta, intanto ti leggo qua. Ti diamo il benvenuto in questo luogo. Questa torre condivide con chiunque lo domandi ciò che bisogna sapere per affrontare il primo viaggio quantico. Oh, ripa. Uno Ripperoni. avanti, eh? It's possible. Boia, saltina. Sì. In questo luogo però si entra senza amici, queste lezioni si imparano da soli. Allora, noi ci buttiamo. Cerca l'arco errante. Eccolo Oh, ripa. qua. Tu dici, è facile così. Bene. Tanto c'è questa, la nostra carissima amica. Che sparisce e riappare. Osservare un oggetto quantico, osservare un'immagine di un oggetto quantico è la stessa cosa. Ok? Infatti ora se guardo quella non la guardo più. Quindi ok, è una porta quantica, benissimo. Se io faccio così. Ecco, ho fatto una foto, perfetto, ok? No, è sparito. Cazzo, me l'ha tolto. Allora devo fare così. Ok, perché così rimane lì ferma. Ma Sì, questo lo sapevo. non perché c'è la luce, ma perché la stiamo guardando, Sì. no? Noi qua si pensava addirittura di essere finiti in un loop infinito, però non è così. L'arco e il cristallo in genere non si incontrano. Infatti, vedi, si teletrasporta anche questo. Quindi te la puoi far entrare il cristallo all'arco? Sì. Eccolo là. Ok, anzi, aspetta che non mi fido, questo potrebbe andarsene da un momento all'altro. Ok. Perché anche in cristallo è quantico e se ne va. Esatto, vedi, se n'è andato. E non puoi volare? No, perché la gravità è 2 per. È 0, anzi, 2 per. Scherzavo. Eccolo. Bisogna fissarlo. Ale. E mo è un casino. Qua è dove ci siamo fermati perché è morto il sole. Questa è l'ultima, ma è la più complessa. Dopo il cristallo, ma con cristallo.
Si è tippato. Allora, questo è un casino, perché secondo me va fatta facendo spostare pian piano i cristalli esatto in questa direzione. Attenzione. Uè! No. Metti cosa qua sopra? Mettilo sopra qua. Vai. No, cazzo, ci avevo. Ci vuoi sapere? Olè. Oh no, non me lo No, so. cazzo. Cazzo, però vorrei ci fosse Samu, perché qua non ci avevamo arrivati l'altra volta. E qua è parecchio profondo. Metti in pausa. Eh sì, mi sa che metto in pausa, però dobbiamo chiamarlo in qualche modo. Vabbè, poi si racconta, dai. Sono avanti allora. Dai, sì, c'ho troppo la scimmia. Giustamente. Vado, eh. Vai, buttati. Buttati. Porco demonio. Che cazzo? Oh no. Che simbolo è? Non è l'occhio, è di un pianeta, ma non saprei dirti quale. Forse è la luna quantica? Boh, Può essere? Perché c'è intorno 6 pianeti. Quanti pianeti c'è intorno? sei. 6. Cazzo, è vero, grande. Oh. Le nostre più sentite congratulazioni. Ora hai imparato la regola dell'immagine quantica. Custodiscila nella tua mente per il resto del pellegrinaggio quantico. Che regola è? Ricorda, ogni frammento quantico ha qualcosa da insegnarti. È vero, uno ci ha insegnato che il buio. Cioè, allora, quello della Terra secondo me doveva servire per insegnarti se ti teletrasporta o che esistono, puoi trovarli mediante le oscillazioni quantiche. Uno, quello della caverna a cui ci hai portato te, ti insegna che il buio è tuo amico, e qui che fai la foto. La nostra curiosità ti accompagnerà lungo il tuo viaggio, segui le orme di coloro che vennero prima di te, e il tuo cammino guiderà tutti coloro che arriveranno poi. E finisce così. C'è C'è altro da vedere? un'altra. Non Oh! mi riesce. Ok. Frammento dell'isola. Sì. È questo. Isola? Ah, ma c'è anche Cioè, immagino sia questo. 5, 4, 3. Eh sì, è lui. Però ci sono altre oscillazioni quanti che non abbiamo identificato, non mi sbaglio. Frammento del museo, frammento del bosco, della caverna. Madonna, inquietudine però. Di se dovrebbero essere 6. frammenti? Ogni frammento, ogni per pianeta. Potrebbe essere giusto. Qua dietro non c'è nulla. Che c'è su quella lastra? Boh, senti il temporale. Vabbè, mi butto, mi sa che mi fa uscire. Eh sì. Porco il cazzo, che paura. Ah, ecco, vedi dove siamo. Siamo all'entrata. Capito dove siamo entrati? Oh, guarda sotto. E che No, si è no, no, qua. scoperto? No, questo è, abbiamo visto, è praticamente all'entrata, qua ci sono le scale per salire, vedi? Che Sì, no, l'ho vista l'entrata, ma che cazzo si è scoperto? se fai una foto a un oggetto quantico, quello rimane lì fermo. Ma quello lo sapevo di già. Io no. Rippa. Speravo ci fosse un po' di più, devo essere sincero, però. Si vede che ci Più deve che bastare. altro, quello che mi fa strano è quell'immagine lì, serviva uno screenshot della luna. Perché ha detto ora hai capito il path della luna quantica. Non è vero? Può darsi abbiamo saltato qualcosa in un altro pianeta. Vediamo se ci dice qua. Questa torre contiene tutte le informazioni necessarie ormai per affrontare il suo primo viaggio quantico. Osservare un oggetto quantico, osservare un'immagine di un oggetto quantico è la stessa cosa. Se
I Nomai chiamavano questa massima la regola dell'immagine quantica. Ricorda, ogni frammento quantico ha qualcosa da insegnarti. Porco, porco, Dobbiamo porco. andare alla torre della cosa quantica. È E dov'è la torre? su vuoto fragile, ma non ho capito come arrivarci. Cioè, oddio, in Porco, porco. realtà c'è anche un'altra cosa da fare su questo pianeta, però è talmente complicata. No, la faccio un'altra volta. No, io sto pensando una cosa. Una Dilla. supposizione che potrebbe essere giusta, però. Vai. Stavo pensando, magari se ci sei già arrivato, gemelli di cenere. C'è la sonda gravitazionale, il cannone, spara la sonda. Magari quella va in un modo, c'è un modo per mandarla proprio sulla Luna. C'è un qualche modo. Perlomeno la sonda va lì, fa la foto e la Luna rimane lì. E Boia, mi poi la sparo. raggiunge. Da spararsi, cioè. È perché se no, ti ho detto, tutte le informazioni, c'è un cannone gravitazionale che spara una sonda e dovrebbe essere per la Luna quante, perché c'è cosa quante vicino, quindi Ah, tra potrebbe l'altro, aspetta, c'è un'altra cosa che qua volevo vedere. La luna incandescente, dove essere. Accanto. sta? Eccola lì. Oh cazzo, che paura è stato il suono. Ma dicevano, sono due lune incandescenti. No, è solo questa. Ah, ma dicevano, e se fossero due le lune vulcane da qualche parte? Non me lo ricordo, sinceramente. Non so se questa si tippa. E fosse. Oh! Niente. C'è una sega, mi sa. So. No, Oh, di qualcosa là. c'era, perché però non sono riuscito a esplorarlo perché sono morto cadendo nella lava. La luna. Aspetta. Come la luna? Questa è la luna quantica. Sì, spara! No! Teoricamente se la guardi ci puoi andare. No, perché ci sono andato una volta ma non me l'ha fatto fare. Aspetta. Allora, questa è una foto, no? Dove cazzo è finita? È rimasta qua. Ma io ho fatto la foto, abbi pazienza. No, Ma l'ha levata? ce l'ho qua accanto la Oh, foto. che è qua sopra? Sopra, 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 sopra. Ah no, è robo. È roba Pensavo fosse. scuro. Pensavo fosse l'altra luna vulcanica però spenta. C'è un modo, c'è qualcosa da esplorare qua, cazzo, l'ho visto l'altra volta. C'è una piccola incisione da qualche parte, mi sembra. Eccolo Comunque, aggiornamento, Toscana. là. Toscana? 47% centro-sinistra, 40% centro-destra, copertura del 10%. Errore più o meno 1%. GPS insegna. Boia, ma sarebbe stata una figata fare la lezione in CPS con statistica, che ti metteva a fare una lezione live in cui si guardavano i dati e si spiegava. Sarebbe stato figo. Yes. Sarebbe figo anche uscire da qua, ma mi sa che non si può fare. Ah, mi sa che sei inculato. Allora, era qua che volevo entrare, giusto? Sì. Ma c'è qualcosa davvero. Oh, no! Che casino! Vai di là, vai di là, vai di là. No, se esplode è un casino. Muore malissimo. Io abbandonerei la No, ma è in RP. Orco il demonio. Ciao nave. Madonna, ma che cazzo fa? nave. No, No! no. No! No! La nave l'ha distrutta! Che palle. E ora ti viene scritto scemo, ora esci. Esatto. Oh, shit. Allora, dall'altra parte però ci voglio andare. Oh, a sti punti. Ah, sto cazzo! No. Ce la fa! Ce la fa! Incredibile. Cuore legnoso. Cuore legnoso. Qua.
Amici nelle miniere di cuore legnoso, l'ultimo tipo di minerale che ci avete mandato è quello che resiste di più al contatto diretto con il Aspetta, il calore. cuore legnoso è la terra. Sì. Ce ne mandereste ancora così potremo eseguire altri test? Stiamo cercando di migliorare la durabilità e la nostra forgia ha già divorato tutto quello che ci avete mandato. Consegneremo immediatamente altro minerale alla lanterna cava. Sarete Alcune entusiasti per la cave. realizzazione del guscio protettivo del progetto Gemello Cenere. La caverna cava è questa. C'è scritto. Ah, non sapevo. Grazie, immagino che presto avremo anche una stima aggiornata della quantità di minerali Oh, necessari per aspetta, aspetta, siglare il progetto. fermo, pausa, pausa, pausa. Forse aveva scritto Samo. Porca troia, Discord. Successo? Ah, non so come ne va. Discord. Io vorrei vedere la scena. Ma quanto è fatto male Discord? Programmazione interfacce, primo piano. Non voglio vedere il primo piano, voglio. La chat, dov'è la chat? Vai sulla pagina principale, amici. Ah, ma c'ho tutta la schermata. Non so come fa. Non so come uscire da qui. Devo. Oh, gli ho scritto ciao. sarà più del previsto? Molto di più. Anche una minima crepa o fessura nel guscio protettivo distruggerebbe tutto. L'idea di un rivestimento in grado di resistere, seppur brevemente, ad una supernova ha stuzzicato la mia curiosità. Scusa, What? ma se io piglio questo e vado qua, che Infatti succede? aspetta un attimo. Ah, ma sì, lo conosco sto posto. Qua siamo su Cuore Legnoso. Questo. Questo è Cuore Legnoso. Sì. Ok. E quindi Resistere tutto a una super. E dove lo voglio. In gemelli cenere. qua. Eh sì, ma non si è capito dove vogliono farlo sto guscio protettivo del cazzo. No, perché non è l'unico guscio protettivo che si è trovato finora, quello che stava. Su vuoto fragile. Ah sì? Sì, ma non era un guscio protettivo naturale, era quello che sigillava il minerale e poi andando sui soli si schiantava e distruggeva l'universo, la supernova con la roba radioattiva. Ok. No! Però non vorrei avessero preso proprio quel minerale e quel minerale a portare alla distruzione. In teoria se doveva resistere al calore, sono stati scemi a farlo. Dov'è vuoto fragile? Qua sotto. Ti giuro, non lo vedo. Eccolo! Eccolo. Vediamo se riesco ad andarci a Vai. piedi. Devo Sì. uscire dal campo gravitazionale di questo, entrare in quello senza morire perché comunque mi devo schiantare. Ehi, si guarda che saltino. Comunque c'è una buona notizia. Sentiamo. Costo del viaggio spaziale orbitando la Luna sono 250.000 dollari, Elon Musk. Cazzo. Frazione est, dai. Segnale non Perché? identificato nelle vicinanze. Oh, rip. Ah, però sta per esplodere il sole. Un segnale di che tipo, cazzo, dimmelo. Eccolo. Vabbè, questa è l'emergenza, non è detta. Capsula di salvataggio 1. Capsula di salvataggio 1. State tutti bene? Nessuno è rimasto ferito gravemente all'impatto della capsula di salvataggio. Siamo stati incredibilmente fortunati. Finalmente una buona notizia. Della 2 e della 3 che si sa. No, io non riesco a stabilire un contatto, ma il mio equipaggio sta captando il segnale di emergenza e le altre due capsule di salvataggio, ma mi sa che questa l'ho già letta. Sì. Questo l'ho già letto.
l'hai già trovato, perché da qui trovi quello che suona il coso, Ah, quello che sì? suona i tamburelli. Eh sì, c'è il portellone e poi c'è le piattaforme che cadono. Ricordi? Tucca. Sì, ma trovare direttamente lui mi sa che sarà difficile. No, non trovi direttamente lui, però ci arrivavi. Ma l'avevi già trovato lui, eh? Sì, me lo ricordo, ma non ho fatto in tempo a Ecco, parlarci. siamo smutati. Vabbè, tu devi Eh? tirare. Addio. Entra nel buon nero, prova a salvarti, magari fai viaggio. Orco diavolo! Magari sono morto. Bellissimo! No! No! Non mi avrei mai. Cosa cazzo è quello? L'intruso! Dove va l'intruso? Aiuto! Come l'intruso si è sopravvissuto? No, penso di No, no. io Penso sia un bug, non. tipo. Cioè, Non è penso che giusto. anche se l'oggetto viene distrutto sulla mappa, Compare la scritta l'intruso segue comunque l'orbita giusta. Che sarebbe sbagliata in realtà, però vabbè. No, bisogna andare su Vuote Fragili e trovare il cannone quantico del cappero infuriato. Samu? Samu? Senti fuori da. Va aperto. Abbiamo riperso. Aiuto. Vuoto fragile, subito. Allora, però aspetta, cerchiamo un attimo di orientarci. Ah, attenzione. A questo vulcano sono stati inviati dei campioni di minerali provenienti dalle miniere dei Nomai su cuore legnoso per effettuare dei test sulla durabilità. I Nomai stavano provando a realizzare un guscio in grado di resistere brevemente a una supernova per proteggere il progetto Gemello Cenere. Anche una minima crepa o fessura del guscio protettivo distruggerebbe tutto. Questo progetto Gemello Cenere ancora non si è capito cosa fa. No, ok, Pippo, cambio. Ho cambiato idea. Andiamo subito Ciao. sul profondo gigantesco. C'è una cosa che devo fare all'inizio della partita. Dove cazzo è? No, deve essere dall'altra parte. Eccolo lì. All'inizio della partita, prima è successo che quell'isola è volata di fuori. E io ho bisogno che voli di fuori per provare a fare una cosa. Perché dice Tizio che su quella isola c'è una statua. Sta a vedere se mi può schiantare sul satellite. C'è una statua e fa qualcosa di strano. Sei già entrato sui satellite? Sì, non ti ricordi? Ma non c'era quando si è messo a Sì, navigare? c'eri quando siamo andati lì sopra. Cazzo. Che ansia. Pensi sia sotto lì, sotto la superficie? Cosa? La statua? No, però si illuminano delle cose quando quell'isola viene trasportata in aria. Ecco l'uragano. Devo arrivare prima che lo faccia lei. Ok. Già c'è un aiuto però dai, almeno c'è la piattaforma e ti tira giù. Oh porca troia, qui Se. fai un volo brutto. No, è quello che voglio fare. Così intanto vado dall'altra parte veloce. E ora. Eccole! Ah, perché perlomeno ci può arrivare quando è sopra per la gravità. Oh, Ah, minchia. mi fanno sta fermi questi. Ah, ecco a che cazzo servono. Ecco a che minchia servono. Ah, è lì quel laboratorio di merda. Come cazzo ci arrivo lì? Che dice? Stasera proveranno le statue. Ecco, vedi? Guarda, questo te lo leggo. Stasera proveranno le statue della memoria. Phlox dice che potrebbe essere pericoloso, perciò non possiamo assistere.
Ma se invece di usare la porta ci intrufolassimo dall'altra parte, qualcuno vuole venire con me? Eccoci. Ok, in effetti la porta l'abbiamo trovata, però è rotta. Flox ci ha espressamente detto di non farlo. Anche io vorrei tanto assistere ai test, Lammy, ma è un rischio troppo grande, non dovremmo farlo. Forse Flox ci farà assistere a un test più avanti. Quale sarebbe l'altra parte? Lo voglio sapere. Perché lì c'è una porta, però non porta da nessuna parte, giustamente. Perché è rotta. Quale sarà l'altra parte? Probabilmente ci fosse una porta e funziona in questo gioco. No, no. Ah, yeah. Tranquillo, tranquillo. La situazione è sotto controllo. Allora, vedi, qua c'è la porta. Però è rotta. Ma rotta proprio male, male, male. Laboratorio della statua, qua dentro bisogna andare, cazzo. Allora, proviamo a seguire il percorso. Ah, attenzione. Allora, qua se cado è finita, quindi attenzione. Ok, ma sono dove ero prima. Sì, decisamente. Ma non c'è proprio un'altra entrata? Madonna. Allora, controlliamo in giro. Vai Sarebbe dove c'è utile. le scritte, dove c'è le scritte. Sì. Dovrebbero essere qui. No, qua. Girati. C'era un albero, eccolo lassù. Vai a quell'albero. C'è un buco. Non ci fa nulla. Eh Ah, no, pensavo fosse più profondo. sì. Perché allora, ecco la statua che mi interessa a me. Non vorrei che. Aspetta, ma là sotto cosa c'è? Bisogna entrarci da sotto! Pippo, ci bisogna entrarci da sotto. Ok, dobbiamo trovare la nave. Ed essere pronti al lancio quando arriverà il prossimo uragano. Ah, vedi? C'è Maremma, un merda. motivo. Maremma e poi merda. Sì, dove cazzo è la mia nave? Aiuto. Sotto. Ho volato via. Transotterrà sotto. Ecco. Ok. Allora, intanto mi curo. E poi mi allaccio le cinture nella speranza che arrivi un uragano. Oppure, aspetta, posso entrarci anche da qua sotto? Forse. Ah no, perché c'è la corrente! Figli di puttana! Guardate che bastardi! Shisha rope. Quello dove va? Non da noi? Dai, un uragano qualunque. Qua, qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Lavora, sì. No. No. Dai, siamo circondati. Uno dovrà venire in questa direzione, cazzo. A parte, guardiamola anche dall'alto intanto. Eccolo! Dai! Dai, eccolo! Ok, attenzione, non voglio farmi. Eccolo, 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 eccolo! Dai, 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 dai! Dai! Eccolo! Prendi l'uragano!
Eccolo, eccolo, eccolo il buco! Eccolo! Cazzo! No! No! Dove sono? Oddio! Oddio, oddio, oddio! Distrutta la nave! Devi montare là sopra! Ce la faccio, ce la faccio! Ci resto, ci resto, ci resto! Ah, la nave, la nave, la nave! La nave è distrutta, ma siamo entrati! Mamma mia, che danni! Mamma mia, che danni! Ma tanto già non esplode. Riparo, riparo, riparo tutto. Cazzo è questo? Cazzo è quella capra? Allora, secondo me questi sono tipo loro e hanno sta maschera davanti. Guarda dove cazzo siamo entrati. Ah, c'è un'altra roba. Vabbè, quella ora si attacca. Yarrow, ti spiacerebbe fare un passo indietro per permettere a Daz di avvicinarsi alla statua? All'abbinamento la statua sceglierà chi è più vicino. Visto come ha aperto gli occhi, significa che la statua si è abbinata con Ai Daz. ai ai, la statua Ora, apre gli occhi. ovunque Daz si trovi nel sistema solare, la statua registrerà i suoi ricordi e li invierà al progetto gemello Cenere. È una scultura straordinaria, Flox. Ha di nuovo superato se stesso, e ora che il nostro primo abbinamento è riuscito, possiamo verificare il mio prototipo di archivio dei ricordi. Ogni stato invierà i ricordi di un nomai alla sua unità di archiviazione al gemello Cenere. Ogni unità di archiviazione sarà dotata di una maschera. La controparte della statua è in grado di inviare i ricordi, archiviarli al corrispondente nomai. Archiviati il corrispondente Romai. Ogni Ok. grande archiviazione. Difatti la nostra statua stava a Gemelli Cenere, l'hanno trovata. Davvero? Oh, è questa, è No, uguale. cazzo. Quella dei nostri ricordi. Cioè, quella del museo, tu dici, sta a Gemelli Cenere. Stava, l'hanno trovata lì. Mato. Ma quindi noi chi cazzo siamo? E noi dovremmo essere. Siamo uno normalissimo, ma non sappiamo perché ci è successa sta cosa. Ma non è, scusami, che quando siamo passati davanti alla statua, che abbiamo incontrato al museo, i nomai in qualche modo. Secondo me, in quel momento, la cosa dei nomai è andata distrutta. Oh, eccolo! Vieni in streaming. Avete giocato vero senza di me? Vi ho detto che arrivavo con calma. Qualcosa abbiamo fatto, ma non tantissimo. Comunque, Ok. Pippo, secondo me in quel momento, tipo, noi siamo entrati nel loop temporale perché i nomai ci hanno scannerizzato con la statua e ci hanno fatto qualcosa. Invece non speravo. Vediamo questo dove porta. Niente, è il solito. Insomma, vabbè, senti, ti faccio per GPS, Vabbè, tanto, guarda, si farà domani la lezione, non lo so, tanto non puoi. sì, Come anche io avete ora lo fo pia. fatto? Sì. Come ho fatto a mettere la navicella lì dentro? Allora, praticamente siamo su un profondo gigantesco, no? Ah, io pensavo, era un momento che fosse sulla Terra. No, allora a un certo punto è successo, un uragano ha portato fuori un'isola, no? Ok. Quella della statua e diceva il tizio che ha fatto l'indovinello di cuore legnoso. Si è entrati dentro l'edificio lì con le statue, E Alex. siamo entrati dentro passando là sotto quando eravamo nello spazio. Te l'ho detto che bisognava entrarci quando sarà nello spazio qua dentro. Vabbè ragazzi, ora siamo più decenti di me, basta, va bene. E chi Guarda. è che hai detto? Ma te l'ha detto anche Pippo, te l'ha Sì, detto? l'ha detto anche Pippo. No, ma Allora. io l'ho detto soltanto perché l'altra volta quando ero in te c'era illuminato le torri quando siamo andati sullo spazio, ti ricordi? Sì. Poi non so se ti entra dal E limbo, un'altra vabbè. cosa abbiamo fatto è che siamo tornati in quella torre quantica, ma praticamente non è successo nulla. Semplicemente dopo l'enigma su cui eravamo rimasti bloccati ci hanno detto: sì, bravi, adesso sapete che facendo le foto agli oggetti quantici rimangono lì. Basta. Questo era tutto. Ma quello che già bello capiva se ci ha fatto l'indovinello. Capito, però non ci ha detto altro. Vabbè. Stronzata, Ah, cioè, ma però abbiamo trovato un simbolo della luna quantica con i sei corpi celesti intorno. Quello interessante. Ho installato le maschere nel progetto. E qua abbiamo trovato il laboratorio delle maschere che dicono che servono a archiviare ricordi e a mandarli a progetto Cenere. Ok. Eccoci. Le maschere intese come statue?
Sì, tipo quella di inizio gioco, dov'è? Non promette bene, lo sai, vero? No, ma tanto nulla promette bene in questo O gioco. siamo in un loop tipo di un ricordo temporale della vita, non lo so. Siamo già morti, insomma. Sì, siamo già morti, ma il nostro cervello sta lavorando cose. Ho installato le maschere nel progetto Gemello Cenere, Flox. Sono bellissime, anche se mi danno l'impressione di osservarmi. Però io mi domando una cosa. Progetto Cenere, qual è tra i due? Voglio capire questo. Ah, è questo! Sta a vedere che bisogna esplorare ancora qualcosa qua, perché le maschere non si sono trovate lì. È rassicurante sapere che le statue non si abbineranno fino alla riuscita del progetto, altrimenti immagino che l'esperienza sarebbe difficile da sopportare. Idealmente si attiveranno esclusivamente alla riuscita del progetto, come misura di sicurezza però le statue si attiveranno anche in caso di guasto dell'attrezzatura, sta a vedere, eh? Davvero? E perché? Se qualcosa non va con il progetto Gemello Cenere, le statue e le loro maschere ci avvertiranno della situazione permettendoci di intervenire con le riparazioni, altrimenti potremmo restare per sempre ignari del problema. Non ci avevo pensato, sarebbe un destino davvero orribile. Se pensa al mio Ok. destino, com'è stato? Allora, qua la gravità è sempre 2 per, ottimo. Ale, Sì? butta per terra lo scout. Fatti un selfie. Perché? Non c'è. Questa è una rana. No, Volevo Pippo, dire sono sempre. Ma non sono un nomaio. che. No, a parte qui non si può vedere perché sei fuori. Con la tuta. E Devi farlo nella navetta. c'hai la maschera? E Esatto. come fai? Ce l'hai letto su internet oppure l'hai No, scoperto ora? volevo vedere se c'è la maschera. Diano, si attiva se uno la maschera. Non so se la devi. Non so sempre. Tu non è che hai preso una maschera a terra quando hai visto lo stato all'inizio. No, c'è 3 gradi e basta. Quindi se dice si attiva solo con uno e c'è la maschera. In effetti non ci siamo fatti un selfie senza tuta. Non Non ci abbiamo. ve lo tiro, sì. Le statue mai sono state progettate per interagire con un singolo individuo, registrarne i ricordi e inviarli a un'unità di archiviazione che è parte del progetto Gemello Cenere. Ogni unità di archiviazione del progetto Gemello Cenere era dotata di una maschera. La controparte della statua che avrebbe poi inviato i ricordi archiviati all'utilizzatore corrispondente. Ah, ma questa è la maschera che vediamo quando facciamo game over. E noi le. Anche perché ci sono 6 maschere quando ti vai coso a Sette ce girare. ne sono. Ce ne sono 7 quando apriamo la cosa virtuale. Attenzione, le statue sono state progettate in modo da attivarsi solo in caso di successo del progetto Gemello Cenere o nell'eventualità di un suo fallimento. I ricordi registrati non stato mai Ma vengono com'è trasmessi a. possibile tutte le volte ci sono stato io, ci sono stato io sul progetto Gemello Cenere e nessuno mi ha trovato? Nessuno l'ha mai trovato. Mi sa che sarà la nostra prossima cosa, però prima vorrei fare una cosa. Fatti un selfie. Aspetta, aspetta, c'è una cosa qua che voglio. Ai 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 ai! No, è finita. Che voglio esplorare. Aspetta, Sta aspetta, cascando, aspetta. siamo morti. Lì c'è la legge. Capito? Non ci arrivo, porca troia. Mamma mia. Ah, non ci arrivi volando, svolazzando No. Ah, lo so come dovrei fare. Dovrei aspettare. la tuta? Ah, che si alzi. Dovrei aspettare che s'alzasse. Aspetta, forse ci hanno ascoltato. Alzati, alzati in volo, alzati. Eccolo. Perché se non salza in volo io non posso andare a. Ma questo è compenetrato. È una feature. Ma guarda, si è Cazzo. compenetrato malissimo. È una feature. Ma che è quella roba? È un albero. Non si dice albero, si dice feature. Una feature che si è compenetrato. Allora, no, devo riuscirci così, via. Ce la attraverso. Non si chiama bug, si chiama easter egg. Ah. Oh. Oddio. Madonna, ma è difficile muoversi! Allora, sì, fammi andare nell'acqua, vai, bravo. Allora, dove cazzo è? Io voglio leggerla, quella merda. Di su mamma. Pestata lurida, cane.
Vabbè, ci saranno due scalette. No, no, no. Sono perché ho visto. Ah, Sam, ho capito a che cazzo serve quel coso blu. Serve in caso di uragano. Così che. Ti Ma ricordi che Simo. c'è le scale, Ale, da qui. No, guarda. Se. Addio. E vabbè. Servono per atterrare. Qua queste diventano blu quando c'è l'uragano e ti stabilizzano la gravità. Capisci una vicenda? Sì, aveva senso, in No, effetti. sa, Pippo, sono là, è là che devo andare. È di là E che non c'è? ce la Ci faccio. sei stato sulle scale? Sì, abbiamo letto nella cosa del progetto Cimello Scendere, ci è venuta la scimmia di andare lì subito, però prima volevo andare di là. Perché vedi, c'è quello, ma non mi riesci a leggerlo. Guarda sotto, se c'è un modo. Tirare, no, lo scout sulla parte lì dove c'è le piattaforme, là. No, dall'altra parte. Qui? Dall'altra. Non ho capito, Pippo. Però aspetta, voglio vedere cosa c'è qua fuori. Questa è C'è la porta. l'entrata. Magari arriva un tornado Sole, prima che esploda il sole, maremma merda. Tipo quello, non è che sta venendo di qua per caso, vero? No, ovviamente prova a girarti. no. Registro della Da nave aggiornato, così a oh, caso? Cicteroni, così a caso. Abbiamo fatto Com'è? triggerare qualcosa. No, aspetta, ora mi interessa cosa cazzo è successo. Ciao Bambo. Come lo raggiungi? Vado di là. Easy. Cazzo, vola per favore. Allora. Povera nave. Prima è caduta nella nave, a me è questo. Guarda, qui abbiamo un gas ancora. È all over again proprio. Abbiamo una luna da esplorare, non l'avevo letta comunque. Abbiamo una luna da esplorare? Sì, messaggio su Telegram. Perché Ah, c'è una pensavo. statua sulla spiaggia! Sì, vabbè, capirai, sta cosa non ci interessa. L'avevi già vista la statua sulla spiaggia? No, ma ne aveva parlato il tizio che non sono riuscito a farti vedere, quindi era abbastanza scontato che l'abbiamo trovata. La statua comunque è questa, uguale. Secondo me. Dai, ma si sente casino, deve arrivare qua per forza, madonna. Vabbè, secondo me ce la fai, riprova a salirci sopra cattivo. Ce la fai, Dai, bisogna per forza aspettare che la gravità scenda a zero, perché. No, ce la fai. A A fare che? salirci là sopra la navicella. Tanto male, se sta fermo a aspettare, perlomeno fallisci nel mentre. Sì, ma cioè. Vuoi la mano a Sì. cercarle? Arrivo. Un secondo, ragazzi, voi giocate. Vai tanto qua, non stiamo a fare una sega, guarda lì. Oh. Quasi. Sì, Tutto a infatti posto. sto esattamente capendo quello che sta succedendo, sì. Oh. Oh. Ah no, cazzo, pensavo fossero Quasi, quasi. Le trovate? saliti. Pensavo si fosse volati fuori dall'orbita. Quasi. Sto pisciando la sega. Oh. Non è quello giusto, Non però. è quello giusto? No. Sicuro? Non ce la faccio, ce l'ho troppo grande l'astronave. Non ci passa? Avrei bisogno di pilota automatico, tipo. No, mi sa proprio non ci può passare in nessun modo. Prova a parcheggiarla. Esci. Non ce la fai in tempo, vedi? Sono caduto in acqua. La Madonna! Ah no, non è il posto giusto! Mi si fa la sega. Che palle, Dio! Dove cazzo è? Cioè, guarda un posto, girati un po', no? Sulla destra. Magari c'è un posto in cui ti puoi incastrare in qualche modo. Non così. Sì, nel culo dell'isola, ecco dove mi incastro.
No, via, Pippon, ci si fa. Ci ho provato con tutte le mie forze, giuro. Ah, ci provo, Dove ci provo. cazzo sono ora? Ah! Oh, rip. Vai, prendi la spinta. Incredibile. Fammi volare, per favore. Una pietra quantia. Sì. Ma sei ancora lì dentro. Eh sì, che cazzo, non ci riesce a riprendere sto cazzo di uragano. Radiofaro d'emergenza. Ma secondo me se stai sotto, sopra la piattaforma puoi chiamare l'uragano. Cioè, se mi domando. Questa è una teoria interessante, signor Aprile. Grazie. Ai ai, oh. Statue mezze rotte. Qual è labbra sexy? Mm. Not bad. Ciao Feldspat. Cazzo era Gabbro? Dov'è la feature? Ma come non ho identificato? Questa era una quantia, sta a vedere. L'ho detto io. No, sono avanti. Questo non è identificato. No, non è vero, non era loro quanti. Allora, che cazzo è? Forse dovremmo seguire di più queste cose. 18.000, cioè. Come si fa? Sta per esplodere il sole. Vabbè, aspetta. Allora, io intanto provo a uscire. Già, ma si potrà uscire. Che succede? Ah, serbatoio del carburante ha subito danni. Ripperoni. Allora niente, ciao. Però da qua mi fa. Ok, I got it. Ce l'ho. Forse ho capito come si fa. Oh, l'altra isola è proprio accanto a noi. Ah, madonna. Cazzo è successo? C'è una medusa? Eh sì, ma è congelata. Vedi? Ah, però finalmente le vedo molto da vicino. Super da vicino. Non erano mai state così vicine queste due isole. E da sotto non ci posso andare. Oh, ma si sta scongelando! No. Girati, c'è mezza medusa fuori là. Ok, aspettiamo qua, vediamo che succede. Che è Ma che è successo sto così? rumore? Però non sta succedendo una sega. Dove? Forse si è aperto un varco? Non Qui so, magari sotto? nel ghiaccio. Cioè, oddio, sembra di fuori in effetti, però non. O è un bug o una feature visiva? Che ca... Morto? Sì, non avevi sentito il rumore? C'è qualche problema, mi sacco... Ah, avevo levato il volume di Java. Allora, Grazie, Vince. se la mia teoria è corretta, in un minuto dovremmo riuscire ad arrivare lì dove vogliamo noi. E poi ci fiondiamo da Gemelli Cenere, anche se Gemelli Cenere sarà difficile esplorarlo perché serve tutta la sabbia. Però